Io infermiere, infermiere pediatrico, consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, prometto di esercitare la professione in libertà, con indipendenza di giudizio e di comportamento, rifuggendo da ogni indebito condizionamento, presterò la mia opera in scienza, coscienza, perizia, prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche e giuridiche che regolano l'esercizio della mia professione. Come cittadino giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Giurate voi? Certamente un periodo caldo sotto tutti i punti di vista, e speriamo che sia un periodo che sia al termine. I colleghi hanno avuto difficoltà legate all'inserimento in reparti che non erano preparati a fronteggiare, quindi sicuramente hanno avuto di fronte a sé una sfida che, devo dire, quasi a termine di pandemia, speriamo che sia terminata per davvero, hanno dimostrato di averla superata a pieni voti. Quindi l'ordine è a fianco di questi colleghi per tutte le difficoltà, per la formazione, per l'apprendimento, per le carenze organizzative che si possono verificare, in modo da poterle superare nel miglior modo possibile. È un momento di gioia vedere tanti ragazzi che si sono laureati e si sono formati, pronti a entrare nel mondo del lavoro. Sappiamo che nelle professioni mediche, ahimè, c'è grandissima carenza, e un paese dovrebbe programmare in base anche a come vuole strutturare la sanità pubblica, che per noi è un cardine. Ed è anche un momento particolare perché, appunto, leggiamo anche che c'è necessità e carenza nei nostri ospedali, penso alla Toscana Centro, quindi mi auguro che questi ragazzi troveranno presto lavoro nella nostra regione e andranno a rafforzare quel sistema sanitario che ha dimostrato di essere necessario, soprattutto durante la pandemia degli ultimi mesi e dell'ultimo anno. E quindi a loro un grandissimo in bocca al lupo e spero di vederli presto al lavoro. Nessuno, nemmeno un medico, da mai altra definizione di cosa dovrebbe essere un infermiere se non devota e ubbidiente. Questa definizione andrebbe bene per un servitore, forse potrebbe andare bene per un cavallo, non andrebbe certamente bene per un poliziotto. E perché dovrebbe andare bene per un'infermiera? Del PNRR che sono destinati in particolar modo alle infrastrutture di livello territoriale, quindi allo sviluppo. È l'occasione di una nuova aggregazione di soggetti formati professionalmente come questi infermieri. È un momento di festa per loro, un momento che coincide anche con uno straordinario impegno, con uno spazio professionale veramente molto vasto, perché l'esperienza Covid complica la vita, stressa i lavoratori, i professionisti della sanità in particolare, ma è anche una grande occasione di fare esperienza. Il contributo degli infermieri da questo punto di vista è straordinario a tutti i livelli, sia quelli ospedalieri che nel campo delle vaccinazioni, ad esempio, che nel territorio, perché ricordiamocelo, bisogna soprattutto favorire una prevenzione, idealmente primaria, quando non è possibile secondaria, per evitare che la malattia possa trasformarsi in una conseguenza grave. È una giornata importante, una giornata che ovviamente ci permette di dare il benvenuto nel mondo dell'infermieristica a queste nuove forze, a questi nuovi ragazzi che, nonostante le difficoltà di questi ultimi anni e mezzo, quasi due, sono riusciti a portare al termine il corso di studi. Ovviamente sono risorse che noi aspettiamo e che noi ovviamente inseriamo immediatamente nel mondo del lavoro, perché mai come in questo momento, in questo periodo, la carenza di personale si è un po' fatta sentire. Quindi, ecco, grazie a questi nuovi ingressi riusciamo in qualche modo a garantire i servizi e l'assistenza ai nostri utenti in ospedale e sul territorio. Si sono messi in gioco, hanno giocato e hanno vinto la partita. Questo è il
Ringrazio l'Ordine per questa meravigliosa giornata organizzata, per l'invito ai vari sindaci, alle istituzioni, perché insomma era importante la nostra presenza anche per testimoniare quella che è la riconoscenza dei nostri cittadini per tramite di noi, ma anche nostra personale come istituzioni, al lavoro straordinario che è stato fatto in generale dal sistema sanitario, dai medici, dagli operatori e ovviamente dagli infermieri e dai volontari anche all'interno delle associazioni della protezione civile. La pandemia ci ha segnato profondamente, ma ci ha anche ricordato l'importanza e l'eroicità di queste persone, quindi in bocca al lupo a coloro che iniziano la professione e complimenti a coloro che hanno ricevuto dei premi. E sicuramente era fondamentale e importante per noi essere qua a testimoniare stavolta a parti invertite la nostra vicinanza a tutti coloro che in questa pandemia hanno fatto veramente tanto per le nostre comunità. Non erano laureati e sono stati inseriti rapidamente nei servizi. L'Accademia Medica è una istituzione che è ormai data da 80 anni in Pistoia, nacque nel 1928, fu fondata da alcuni medici con lo scopo di, diciamo così, migliorare la formazione, la conoscenza di tutto quello che concerne la medicina, l'assistenza, eccetera. Per farla breve, negli ultimi anni è stato cambiato anche lo statuto e l'iscrizione ora è aperta a tutti i laureati che operano in ambiente sanitario, quindi prima di tutto gli infermieri, ma anche i biologi, i fisici, le ostetriche, i fisioterapisti, i tecnici di laboratorio, insomma tutti coloro che sono, diciamo così, legati a questo tipo di problematica. Ed ha come scopo proprio quello di incrementare la formazione professionale di ciascuno, non solo dei medici, ma di tutti quanti queste figure professionali. E quindi quest'anno ci siamo detti, era già 2 anni che facevamo un premio in collaborazione con l'Ordine dei Medici per i laureati in medicina e chirurgia in odontoiatria, dico bisogna fare qualcosa anche per questa componente essenziale che diciamo ha necessità come i medici di trovare un aiuto nella formazione. Sono onorata di aver preso questo premio e lo studio è stato uno studio difficile di un argomento che mi sta particolarmente a cuore tuttora, anche se è passato un po' di tempo. E il mio scopo quando ho scelto di fare la tesi su quel tema lì era che arrivasse a qualcuno, quindi vincere questo premio oggi significa che a qualcosa è servito e a qualcuno è arrivato. Quindi sono veramente contenta, devo questo premio anche a chi mi ha aiutato con lo studio, quindi a Marco Laimo e Arianna Di Laghi, che per me sono stati i miei punti di riferimento. Quindi il premio, lo dico sempre, la tesi è mia, ma poi in realtà è anche un pezzettino loro. E niente, sono contenta. La mia tesi si chiama Approccio al paziente con difficoltà respiratoria acuta e cronica. Insieme al mio relatore Gabriele Ricci, in pratica abbiamo analizzato quello che era l'approccio durante l'emergenza Covid da parte del personale 118, che ovviamente è stato difficoltoso in quanto in quel momento l'occhio era puntato più sui pazienti Covid e non più sulle patologie che si trattavano a domicilio da parte del 118. Dunque la patologia respiratoria veniva affrontata solamente con un Covid e come tale veniva trattato. E questo si scontrava con la qualità di assistenza fatta prima dell'insorgenza di questa pandemia. Per questo abbiamo deciso di stilare quello che era un protocollo operativo che tenesse conto sia della sicurezza dell'operatore, dunque delle normative per la protezione e la diffusione del Covid, nonché per la qualità di assistenza, dunque tutte quelle manovre e tecniche che erano necessarie già da applicare in territorio su un paziente con patologia respiratoria. Abbiamo dunque stilato un protocollo con vari punti che si soffermavano molto sulla sicurezza dell'operatore, ma anche sulla qualità di assistenza prestata a domicilio, e ha avuto, spero, un riscontro positivo all'interno del Dipartimento di Emergenza e Urgenza Pistoia e della Val di Nievo, in quanto l'indagine è stata svolta prevalentemente su questa parte del territorio. Mi ha sempre appassionato il mondo del testamento biologico e delle disposizioni anticipate di trattamento.
poi grazie al mio professore Marco Sanini abbiamo potuto andare a mettere in relazione quelle che sono appunto le disposizioni anticipate di trattamento con la donazione di organi e soprattutto sottolineare l'importanza di andare a informare il cittadino sul fatto che andare a, a sottoscrivere delle disposizioni anticipate di trattamento errate o comunque incomplete possono determinare un ostacolo alla donazione stessa.